Valentino Rossi anche a girare, ma adesso occupiamoci invece del campionato Svizzero Autocross con uno Schmidt che ieri ha fatto il bello e il cattivo tempo. Qui siamo già alla terza. Ha fatto il bello e il cattivo tempo. Qua passano in quello che nel rallycross abbiamo come Joker Lab, qua invece è giro normale di pista, non ci sono altri cambi, quindi i piloti stanno in tutto il resto della pista che abbiamo visto fino adesso, tranne la prima parte dove passano all'esterno, compreso il salto, tutto su terra. Capotone! Sì, no, ma l'importante è che non andasse proprio con le quattro ruote per aria qua. Lavoro per i commissari, cercare di spingere la nuova vettura. Non c'è la minima conseguenza per il pilota, perché è capottato a velocità bassissima. Allora, Speed davanti, sicuramente davanti al calcio. Giorda, poi Heinz, Dostger, Dolding, settimo, ottavo, Vander. La macchina del mare, la colonna non sospende, da un lato. Tac. Calde in seconda, spinta avanti. E poi Flug in terza. Quindi a seguire Heinz, poi col 167 abbiamo De Giusa, 1663 e Dostk. Con il 172 Gold. Ancora che adesso viene, eccola là, rimessa sulle quattro ruote. Purtroppo la vettura di Fuchs portata a casa, come avrebbe voluto. Quindi intanto sente i suoi ritmi, la sua mini legge di maggiora, viaggia tranquillo, mantiene già le forze, quindi si fa l'avventura con 224 al vita. Non si può tentare alcun sorpasso, questo da regolamento internazionale, non solo svizzero, non solo italiano. Si trova bene, si trova bene, diciamo che ogni giro migliora il tempo sul percorso, quindi per lui è una fase. Diciamocelo. Due maneggi da classe A. Una maneggi da classe B, una maneggi da classe D. Tre manche della classe D e due manche della classe E, questo è lo svolgimento. Capottone! Del campionato svizzero. Questa è la prima delle due manche della classe A. Siamo le due traiettorie più piccole. Venga capottone! All'altro. Ultimo giro che va ad iniziare adesso Schmidt. Cinque giri per ogni manche. Ieri abbiamo assistito a delle gare molto interessanti, soprattutto nella classe B, anche nella C, e poi nel protone. Questa è la classe A, le un po' più piccole, più scontate, c'è un margine di vantaggio non indifferente. Abbiamo il boost della spada padrone. E la prossima c'è un po' più di battaglia, perché ieri se la sono giocata Hockner, Reichmuth, Martin e anche Zimmer, quindi da vedere, interessante. Ma che lo scacchi ormai, non patenti, non brividi di pista, Schmidt solo soletto, tranquillo, come un banchiere svizzero, per non dire come un pascià. Eccolo qua, e Mutter, Volley, Rubin,
piaccia. E Top Gun. Wow 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 wow. Ieri questa serie di match è sempre stata più combattuta di quella nella quale abbiamo visto prima Schmidt con questa terza che ha completato adesso, ha fatto 3 vittorie a mani basse, quindi diciamo che non è proprio così equilibratissima. Qua invece è sempre stata già ieri. Le due di ieri sono state piuttosto combattute con Rangemouth, Ochsner, anche Martin e lo stesso Simber che si sono dati in battaglia dall'inizio alla fine. Qui Ochsner ha allungato discretamente su Simber, poi Rangemouth con 3,95. La posizione Bolle in sesta e Jäger in settima. Rangemouth le prova tutte per attaccare Zimmer per la seconda posizione davanti a Ochsner. Vivendo di questa battaglia alle sue spalle, allunga tranquillo, scegliendosi le migliori traiettorie con la sua vecchia gol. Poi Honda Civic contro Marte Piavicina al secondo e al terzo. Dell'uscita di quello che è il Joker Lab per il Rallycross. Caro di Rubi che serve in mezzo alla pista. Intanto ormai per la vittoria ci sembra già quasi stabilita, con Zimmer davanti, ma Rangemouth e Marti che sono lì che se la giocano, con risultati che vanno tra i 2:37 e il 2:14. Grazie a quasi all'epilogo, siamo per metà gara. Rangemouth ci tiene a far sapere che lui corre nel campionato svizzero, ma è svizzero, visto la bandiera che si porta sul tettuccio. E andiamo all'attacco dell'ultima tornata. Mr. Ochsner, solite! Oh, Marti che va all'attacco all'interno, ce la fa, non ce la fa, molto corretto lui. In casi estremi c'è gente che invece spara una staccatona e mette a muro l'avversario. Un paio d'anni fa il direttore Costa, che è sempre qua presente con noi, aveva visto una cosa del genere. E da questo terrazzino ha arringato i piloti in modo terribile, che Peter al confronto sembrava un'educanda, quindi stanno molto attenti. Infatti scorrettezze grosse non mi ricordo averne viste molto, ma siamo alla quarta edizione del campionato svizzero qua da noi, e ancora una volta Ochsner si va a prendere Spetti bianco con Ochsner al suo fianco, ma lo spunto di Spetti è inavvicinabile. Quindi Spetti, Ochsner che va a girare all'interno.
esempioso questo Smith, che è stato l'autentico dominatore fino adesso di questa classe A. Oh, è tornato il chiude in mattinata fino a questo tardo pomeriggio. È decisamente l'uomo da battere e difficilmente vediamo chi possa andarlo ad insediare. Con 261 Cassi in seconda posizione, poi Osner in terza, Marti in quarta e via via, poi Zimmer in quinta, Flug, e attendiamoli sul traguardo, già notevolissimo il margine, assolutamente il vuoto, mezzo rettilineo di vantaggio per Smith nei confronti di Kalt, Osner, Marti, Zimmer. Già al primo passaggio 3 secondi e mezzo il vantaggio di Smith su Kalt, quindi la dice lunga sullo strapotere di Smith fino a questo momento. Smith con la sua Toyota MR2, Kalt con Volkswagen Polo, Oxenner con una vecchia Golf. Cosa vabbè, ah, in effetti sì, saremo già verso i 5 secondi, 54 169, il vantaggio 4 e 7, in effetti 4 e 7. C'è un bel gruppettino lì. Sei perso di quelle robe. Se va avanti così, quando tornerà a casa, gli amici mi chiederanno: com'è andata la gara? Hai dovuto battagliare? Sono partito, ho fatto tutto da solo, sono arrivato da solo. Ho visto nessuno. Eccolo qua. E qui saremo già oltre i 6 secondi, immagino. Eravamo a 4-7 nel quarto giro precedente. 26. Marti adesso in terza posizione. Si è aggiornato Osner. È andato benissimo in tutte le fasi qualifica di stento a mani basse. Quindi gara per lui assolutamente non all'altezza delle maglie di qualificazione, diciamo pure abbastanza anonima finora, e adesso è anche attaccato, se non erriamo, da Zimmer, quindi rischia pure di perdere la quarta posizione. Lui fa gara per conto suo, è sempre più al comando. Questa volta solo 3 decimi meglio. Quindi, ed eccolo che si fa. Posizione a favore di Urda, che lo relega adesso in quinta posizione, e non è finita perché dietro sono piuttosto scatenati nel tentativo di andarlo a ripeccare. Un uomo solo al comando, come diceva il vecchio detto. Sette secondi e sei su Kalt, 8 secondi su Mann. Quando arriverà sul traguardo vedrà l'ultimo e sarà una
scampagnata, un'allegra scampagnata in quel di Maggiora. Per intanto Oster cerca in tutti i modi di andarsi a riprendere almeno la quarta posizione. Esterno? E qui Marti che va all'attacco, adesso Marti all'attacco di Kant. Non vuole lasciarsi la seconda piazza, cercherà tutti quanti gli spiraggi possibili e immaginabili per poter passare davanti. Così come sta facendo Oster, la quarta posizione gli sta veramente a cuore, ma il pilota della Honda Civic cerca di trattenere e invece tranquillo a farsi una scampagnata di Pasquetta e Smith, che è partito, ha salutato il gruppo, è andato a farsi il picnic da solo. Buonanotte, buonanotte. Buona quelli! Secondi in volata, Marti ce la fa! In volata Marti, poi Smith!